vantaggio. Palla a Lemar. Cerca la profondità. Miracolo di Burki. Si libera della palla ed evita complicazioni. Pallone alto nello spazio. Cerca un compagno. Qui deve tirare. E insaccano. Che partita, amici. Che partita. Un'emozione dopo l'altra. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Nuovamente in parità. Non mollano mai. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Fellaini. Alessandro. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Cerca spazio. Burkstaller finisce in offside. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Burkstaller ci mette il piede. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Tocco preciso. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Fellaini l'appoggia sulla fascia. Bel gesto tecnico. Vuole la profondità. Palla riconquistata immediatamente. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Fred prova a prolungare. Colpisce il pallone. E c'è il gol del Liverpool. Sono di nuovo in vantaggio. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Deviazione di testa. E hanno sfiorato il gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Prova il cross. Bakayoko. Lemar. Tocco morbido. Intercetta il passaggio, pericolo. Passaggio in avanti. Fred prova la giocata nello spazio. Cerca di lanciare il compagno. Zappacosta si è fatto trovare pronto. Bakayoko. E trova bene il compagno. Palla Burkstaller. Attenzione, grande chance. Bel pallone. Fellaini. Prova il filtrante. Guadagna metri. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Ottimo il fraseggio. Fred cerca un compagno. Müller. Cerca l'uomo là davanti. Lemar. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca spazio. Pericolo. C'è il retropassaggio. Prova il filtrante. Può provare. Ce l'hanno fatta.
e l'Internazionale riesce a segnare il gol del pari. Splendido pallonetto. Per come era messo con il corpo sembrava volesse calciare forte in porta, invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Hanno ritrovato la parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Vuole la profondità. La mette in mezzo. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. De Vrij era ben posizionato e intercettato il pallone. Prova la giocata nello spazio. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Prova Müller. Tocco prudente al portiere. Ecco che parte il cross. Riceve in ottima posizione. Cerca un compagno. Cerca il tiro. Inserimento da manuale con i tempi giusti. Fred. De Olofeu. Prova a passare con un pallone profondo. De Olofeu la mette dentro. Occhio alla conclusione. E c'è il gol dell'Inter. Sono di nuovo in vantaggio. Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Si rompe l'equilibrio. E adesso la gara si fa interessante. Mai darli per spacciati. Sono di nuovo in vantaggio. Ora devono cercare di resistere. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio. Trova il compagno in ottima posizione. L'arbitro interrompe l'azione. Credo sia fuori gioco. Il fuori gioco c'è. Credevo fosse in posizione regolare, ma il guardalinea ha alzato la bandierina. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Qualche istante e sarà tutto finito. Non può sbagliare! Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga.
Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La mette in avanti. E finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Abbiamo assistito a una rimonta, quali sono le tue impressioni? A un certo punto per loro la partita si era messa male, ma non si sono fatti scoraggiare. Hanno continuato a crederci e a spingere. Alla fine sono riusciti a ribaltare il risultato, una grandissima prova di forza e carattere, di cui i loro tifosi saranno certamente fieri. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un ringraziamento e un saluto anche da...